è la cosa che fanno meglio da queste parti, il vino. Io preferisco il bianco, è fresco, dà calore. Una formula chimica che mette a posto ogni cosa. Ti amo, ti amo. Tirandosi dietro un somarello di legno dipinto con le ruote, appollaiata sopra il somarello c'era la Madonna, con un abito bellissimo tipo Barbie. Anche la Vergine Maria fa di nascosto ciao con la manina alla mamma e nella testa. Luca, che sta recitando davvero professionista, trova che salutare i genitori sia poco serio, per cui dà un strattone all'asino e guarda Maria con serietà. Poi prosegue verso la locanda, battendo con le nocche sulla tela dipinta e facendo con la bocca toc toc, vado in Grecia con il mio amante, 2 settimane nelle isole greche, solo sole, mare e noi due, scusami figliolo, ho fretta e devo ancora comprare le giarrettiere. E l'ho lasciata lì senza darmi il tempo di dirmi che lei invece stava andando alle Seychelles con George Clooney. Roccia, mi riconosci? Sono io, quello che quando è arrivata era bianca come il verme della farina. Adesso potrei andare sulla spiaggia insieme agli altri, ma preferisco questo posticino tranquillo. Abbiamo ridacchiato un po' le sue spalle, poi Pia è andata alla toilette e quando è tornata mi ha detto: Dora, Dora, sai, stasera vado a cena fuori, non ti dispiace, vero Dora? Io non ho detto niente, ho pensato, se avessi un paracadute mi butterei sotto, no, mi sarei buttata anche senza paracadute. Vedi quel tizio, mi indica il super griffato, ha una casa dall'altra parte dell'isola, non ti dispiace, vero Dora? La terza sera mi sto lì beata, galleggio in un mare di benessere. Il momento era arrivato e io non mi sentivo affatto saggia e serena, ma solo vecchia e stupida. Adesso ho risolto il problema, io potevano benissimo riprendere a ridere, a chiacchierare, a mangiare, a parlare a voce alta, quasi mi aspettavo un applauso, perché Mario e Teresa mi avevano convertito al consorzio umano. Sprecare la vita è un delitto, un peccato contro Dio, è un disertore. Perché abbiamo dentro tanti sentimenti, sogni, speranze, se poi dobbiamo soffocarli. O riprendere le sue pulizie. Se ti avessi tenuto la bocca chiusa, io credo che sarei corsa dietro a Costas a dirgli che non potevo andare dietro. Sì, ma Patria comincia. Ma sei impazzita, non ti puoi lasciare un momento come in un guaio, come ti fai rimorchiare dal primo papa greco che trovi. Ma non lo sai che tu le vanno in cerca di donne anziane come te, donne di mezza età in genere, romanticone. Io non ho aspettato la fine della predica. Sdraiato sulla barca, col sole rosso che si tuffava nel mare, un pensiero ha cominciato a prendere forma nella mia testa. Era un pensiero terribile che cercavo di scacciare perché spaventoso, ma così affascinante. E se non tornassi più a casa? Se restassi qui per sempre, chi avrei fatto soffrire? Chi avrei danneggiato? Perché adesso sto bene, sono contenta, mi piaccio.
spettacolo che amo tantissimo e che ogni tanto riprende, che dico è l'ultima volta che lo faccio, adesso basta. Poi invece Dora mi coinvolge sempre talmente che non riesco a farne a meno e sono felicissima quando ritrovo un pubblico come voi di raccontarvi la storia di Dora. Ma secondo voi Dora torna a casa col marito? No! Aspetta, è qui, non è così. È qui perché ci sono varie possibilità, dovete rispondermi per alzata di mano. Senti, facciamo una cosa, io doppio fino a sabato sono. Se magari mi parlate, ci pensate, mi tornate a trovare, magari alla fine. Ciao! Grazie!